Anticipazioni Il Capitano Maria, puntata del 14 maggio, un consiglio importante. La prima puntata dell'amata fiction Il Capitano Maria ha ottenuto un grande successo, in quanto è riuscita a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Il secondo appuntamento sarà trasmesso su Rai 1 lunedì 14 maggio con Vanessa Incontrada protagonista nei panni del Capitano Maria Guerra. Le anticipazioni della seconda puntata del Capitano Maria si concentrano sulle indagini condotte dal capitano sull'attentato che ha colpito l'intero paese. Grande attenzione viene riservata al nome di Vito Patriarca, un noto boss, ma si tratta di una situazione più complessa del previsto. Quali sono le anticipazioni riguardanti la seconda puntata della serie televisiva Il Capitano Maria, con l'attrice Vanessa Incontrada protagonista della fiction di Rai 1 in ruolo inedito, cosa farà il comandante dei carabinieri per capire la verità?. I sospetti su una ragazza, la presenza del boss Patriarca. I sospetti ricadono su una giovane ragazza. Si tratta di Anna Greca Zara, fondamentale nella salvezza del paese, ma il suo atteggiamento ha destato delle incertezze, l'ipotesi è che la ragazza sia una hacker. La pista che porta ad indagare sul vecchio boss Patriarca si rivela deludente, in quanto l'uomo muore dopo essere stato portato in una clinica privata diretta dal figlio. Tancredi, figlio del boss Patriarca, ha cercato di salvare il padre ma non è riuscito nel suo intento, il medico ha voluto allontanarsi dalla famiglia per condurre una vita tranquilla e onesta. La morte di un personaggio potente e la decisione di Maria Guerra. Ma dopo la morte del padre Tancredi sembra aver dimenticato la sua promessa e si avvicina a quel mondo ingiusto, mentre Maria segue il consiglio dello zio che l'ha ospitata nella sua abitazione dopo la morte del marito. Il capitano decide di recarsi presso una sensitiva, con l'unico intento di conoscere la verità sugli strani eventi, e gli viene rivelato che sono collegati alla morte del marito. Gli ascolti della prima puntata di lunedì 7 maggio dimostrano che Vanessa Incontrada rappresenta una garanzia per la fiction grazie al rapporto instaurato con i telespettatori, la sua semplicità ha conquistato il pubblico. In questa fiction si annovera la partecipazione dell'attore Giorgio Passotti che interpreta un amico di infanzia del capitano ed è pronto ad aiutarla nelle sue indagini. Mentre Carmine Buschini veste il ruolo del controverso Filippo Gravina, un ragazzo che vive con la madre e da pochi mesi è arrivato in città.